L'Unione degli Studenti torna a denunciare la situazione dell'azienda per il diritto agli studi, nonostante la nomina di un nuovo direttore, figura vacante per ben 4 mesi, per i rappresentanti degli studenti le cose non sono affatto cambiate, anzi, gli studenti continuano ad aspettare le borse di studio. Secondo quanto scritto nel bando, le matricole avrebbero già dovuto ricevere il 20% della somma di borsa di studio del 2023-24 entro il 10 novembre, cosa ancora non avvenuta. Ad aggravare il quadro c'è la situazione delle studentesse e degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio, che non ricevono ancora la borsa di studio dell'anno accademico 2022-23 addirittura. Ad aggiungersi alle inadempienze, ci sono ancora dei rimborsi della tassa regionale dello scorso anno non erogati e dei premi di laurea 21-22 non corrisposti alle studentesse e agli studenti che lo avevano richiesto. Alcuni studenti devono ancora ricevere le monetizzazioni del servizio mensa, in particolare chi studia nelle sedi distaccate di Teramo e Avezzano, che attende da mesi, e le studentesse e gli studenti dei poli di Roio, Economia e Scienze Umane. Anche per i servizi stessa cosa, lo studentato del Moro a Canzatessa continua a essere sprovvisto dei servizi fondamentali e dei collegamenti. La mensa, che invece avrebbe dovuto aprire a Piazza Duomo a novembre, non si sa più a che punto sia, e questo vuol dire non garantire agli studenti del Polo di Scienze Umane un servizio essenziale. La mensa di Coppito, si era chiesto venisse aperta anche per la cena, continua a non fornire il servizio serale. Per Ludo l'azienda non interagisce con la popolazione studentesca. Come si sa, l'ex presidente Morgante si è dimessa per candidarsi alle regionali. L'ente è in difficoltà. Anche la regione, per Ludo, si barrica dietro al silenzio, come del resto scrivono Comune e Università.